Bentrovati gentili telespettatori, Welfare e migranti, il ruolo dei centri territoriali, il titolo del seminario che si svolgerà mercoledì 10 a Campobasso. Oggi la presentazione. Fare rete e dare risalto ai progetti portati avanti dal centro di accoglienza straordinaria Happy House di Ripali Mosani. Se ne parlerà nell'incontro che si svolgerà il prossimo 10 maggio nell'aula Franco Modigliani del secondo edificio polifunzionale dell'Unimol. Intanto oggi la presentazione del convegno che vede coinvolta direttamente il centro di accoglienza che attualmente ospita 60 migranti. In questo progetto si adopera, come tutti gli altri che abbiamo già fatto e quelli che faremo, si adopera, diciamo, con un unico obiettivo, cioè quello di dare maggiori informazioni neutre, rispetto alla tematica del welfare e dei migranti. E quindi diciamo, aumentare quella che è la conoscenza relativa alla migrazione. Questo è un tema assolutamente ampio e da analizzare da diverse prospettive. Sì, creare rete, quindi noi stiamo, diciamo, strutturando una sorta di rete concreta intorno al nostro centro per dare voce e dare autorevolezza, diciamo, ai nostri progetti e alle nostre attività. Un ampio progetto che vede la partecipazione anche dell'Università degli Studi del Molise. Nel caso del rapporto tra welfare e migranti, ci siamo interessati e ci siamo avvicinati al problema, anche perché sappiamo che in Molise sono circa 28 i comuni che sono interessati non solo dalla problematica specifica, ma anche dalla indicazione nazionale per la nascita dei centri di accoglienza. È un fenomeno che da un punto di vista sociologico, ma anche da un punto di vista territoriale, è estremamente interessante, perché come potrà immaginare, e come si può immaginare, ci sono profili estremamente significativi, non solo legati all'integrazione territoriale delle persone migranti, ma anche rispetto a tutta una serie di bisogni che si innestano in questo processo, che è un processo lungo naturalmente. Noi ci auguriamo ovviamente che il fenomeno abbia una rilevanza di carattere sociale in senso positivo, ovvero sia che le comunità locali siano in grado di accogliere queste persone e di dargli tutto il sostegno possibile per questo loro transito particolare, che è un transito di accoglienza ma anche di soluzione di problematiche concrete. Bandiere blu d'Europa 2017, premiati oggi nella capitale i litorali di Termoli Nord e Campomarino per il Molise, San Salvo Vasto e Fossa Cesia per la provincia di Chieti. Per le spiagge molisane quest'anno due bandiere blu, riconoscimenti al lungomare nord di Termoli e alla vicina Campomarino. Nulla da fare invece per le marine di Petacciato e la Costa Verde di Montenero. Sul litorale adriatico della provincia di Chieti possono issare i vessilli le località di San Salvo Vasto e Fossa Cesia. In tutta la penisola sono 163 le località rivierasche che possono fregiarsi del riconoscimento, 163 comuni per un totale di 342 spiagge. Il Molise vede ridursi le proprie località premiate, se fino a 2 anni fa i paesi erano 3 e 4 le spiagge, adesso sono ridotte a 2 in entrambe le categorie. La bandiera blu della Fondazione per l'Educazione Ambientale, assegnata oggi nella capitale con una cerimonia ufficiale, ha visto prevalere la regione Liguria con 27 località, seguita da Toscana e Marche. I riconoscimenti in ambito nazionale vengono decisi in base a 32 criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio, spazi verdi, piste ciclabili, depurazione delle acque, gestione dei rifiuti, fino ai servizi degli stabilimenti balneari. Lettere a Francesca, questo è un libro che illustra la battaglia civile e politica dell'ex presentatore televisivo Enzo Tortora, arrestato 34 anni addietro. Per associazione, fu appunto arrestato per associazione camorristica anche per spaccio di stupefacenti, accuse che poi si sono dimostrate infondate. Ma vediamo questo servizio.
Francesca Scoppelletti, la vicenda di Enzo Tortora è una vicenda ormai conosciutissima che ha appassionato e che ha praticamente colpito gli italiani. Queste lettere che cosa rappresentano? Rappresentano, come dire, un allarme, una campanella d'allarme per svegliare quella classe politica che, a dispetto del popolo italiano che ha capito il dramma della vicenda di Enzo, non ha saputo fare tesoro di questa storia e portare quelle riforme che sono necessarie, indispensabili e non più rinviabili. Dopo 33 anni le denunce che Enzo fa in queste lettere sono ancora attuali e questo è vergognoso. Soprattutto se si pensa che Enzo è morto di mala giustizia e che non è possibile che in un paese di civiltà giuridica, in un paese di democrazia moderna, esistano ancora tanti, ma tanti errori giudiziari. In un anno ne calcoliamo più di 22.000. È la vita della persona. E allora questo libro vuole essere appunto la continuazione di quella battaglia di Enzo, che io porto avanti con la fondazione a lui intitolata, e ho avuto la conferma che nessuno più delle parole di Enzo serve a scuotere gli animi. È un'iniziativa che porto avanti insieme all'Unione delle Camere Penali, per cui questa mi dà la forza anche di portare avanti una battaglia proprio politica, come per esempio con la raccolta delle firme per la divisione delle carriere tra magistratura inquirente e magistratura giudicante, una delle battaglie, uno dei punti che erano nel programma di Enzo. Sono passati 29 anni dalla morte di Enzo e da allora Enzo, prima di morire, ha costituito la fondazione, me ne ha dato l'onere oltre che l'onore, e in tutti questi anni io, anche con incarichi parlamentari, ho cercato di portare avanti la battaglia di Enzo, ma ho fatto una grande fatica per evitare che il nome di Enzo passasse nel dimenticatoio, perché appunto Enzo Tortora è un nome che dà fastidio, è un nome che va a toccare la coscienza di chi primo ha provocato questa vergogna, che è un vero e proprio crimine giudiziario, la vergogna di chi l'ha sostenuto su una campagna stampa vergognosa di giornalismo antropofago, di quella classe politica che ha fatto spallucce e non ha saputo far tesoro di quella che era una battaglia di Enzo, ma poi anche continuata dai radicali di Pannella. Maria Teresa D'Achille, componente della Federazione Provinciale di Isernia del PD, ha partecipato alla riunione nazionale del partito che si è svolta a Roma. Ascoltiamo le direttive di Renzi. A seguito delle primarie del PD, domenica scorsa si è tenuta l'Assemblea Nazionale del Partito a Roma. All'incontro ha partecipato anche Maria Teresa D'Achille, componente della Federazione Provinciale del Partito Democratico di Isernia, la quale ha commentato con noi le parole del neoeletto Renzi. Renzi è intervenuto su tre questioni fondamentali, oltre ad aver fatto un'ampia panoramica sulla questione europea, sulla questione mondiale e su tutto quello che l'Italia rappresenta in questo panorama nazionale e internazionale, con una leadership forte che già si sta caratterizzando. E per quanto riguarda le parole chiave, lui si è soffermato proprio su questo, sul lavoro, sulla casa e sulla parola mamma. Lavoro pensando ai giovani, pensando a quelli che hanno perso il lavoro, gli over 50, alle tante donne che cercano occupazione, perché la parola chiave del PD è il lavoro, non è il tempo di sussidi, di assistenzialismi, il lavoro è per il PD al centro di tutto il rilancio economico del paese, con importanti riforme sburocratizzando, detassando e investendo. Da qui si riparte, anche perché i dati che ci vengono dagli istituti scientifici sono dati incoraggianti, sebbene ancora vogliano evidenziare l'inizio di un percorso che sta crescendo, anche se lentamente. Questo vale anche per il nostro territorio. L'altra parola chiave è la casa, pensando alla casa come luogo di sicurezza, ma anche
pensando alla casa, anche ai musei, quindi anche alla cultura. Quindi tutto questo chiaramente riguarda sempre quell'insieme di riforme che si stanno facendo e che devono essere attuate in maniera completa. L'altro aspetto è la parola mamma. La parola mamma è una parola chiave, perché le mamme, si è chiesto alle mamme, alle donne di impegnarsi in politica, e abbiamo visto che tante mamme, tante donne impegnate in politica hanno fatto la differenza. È un valore aggiunto, una risorsa enorme che il Partito Democratico e la politica deve valorizzare. Quindi non è possibile che nel 2017 le donne restino fuori della politica e che la maternità venga ancora vissuta come un disagio. Quindi il Partito Democratico mette al centro del suo impegno, delle sue riforme, anche e soprattutto le mamme. Buon pomeriggio, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TLT Molise. Il segretario della CGIL, Giorgio Simonetti, scrive una lettera aperta al presidente della Giunta Frattura per la mancata definizione della dotazione finanziaria relativa al trasporto pubblico urbano. Auspicavamo che nell'odierna seduta del Consiglio regionale venisse finalmente portata a definizione la spinosa e molto discussa questione del trasporto pubblico urbano. Sono queste le parole del segretario della CGIL del Molise, Giorgio Simonetti, che in una lettera aperta indirizzata al presidente della Giunta regionale Paolo Di Laura Frattura ricorda una questione che investe i maggiori centri urbani della regione, oltre le imprese che gestiscono il trasporto collettivo per i comuni e naturalmente tutti i loro dipendenti. Si doveva definire, continua Simonetti, il taglio ai comuni, inizialmente individuato al 30%, poi verbalmente ridotto al 15%, riduzione non registrata e non certificata da atti amministrativi ufficiali, ancora presente in una legge regionale e quindi ancora in vigore, e che per questo genera preoccupazioni sulla continuità delle dotazioni finanziarie che possano garantire la necessaria, puntuale e dovuta erogazione dei corrispettivi da tradurre in retribuzioni. Tutti i lavoratori si chiedono se saranno o meno i comuni a compensare le differenze delle dotazioni finanziarie e se manterranno davvero inalterata la rete del trasporto pubblico o invece la vorranno proporzionare alle nuove risorse stabilite senza metterci un soldo e dunque contribuendo concretamente all'inevitabile riduzione degli organici. È questa la preoccupazione maggiore che, secondo il segretario, si va ad aggiungere alla questione delle anticipazioni, dove sia i comuni che le imprese, pure con i dovuti distinguo, hanno ritenuto di non poter anticipare nulla o quasi nulla e i lavoratori del settore, loro malgrado, hanno dovuto riconoscersi in una inedita e inaspettata veste di finanziatori del trasporto urbano nel territorio regionale. Intanto, Simonetti dichiara, saremo pronti e determinati a rivendicare con tutti gli strumenti a disposizione tutto quello che il contratto di lavoro subordinato prevede, in primo luogo le retribuzioni e la puntuale corresponsione delle stesse. La giustizia italiana è in difficoltà, sono poche le risorse umane e finanziarie messe a disposizione dallo Stato. Dottor Cananzi, questa giustizia che viene vilipesa quasi tutti i giorni, che valore ha una giustizia riparativa in un momento come quello che l'Italia sta attraversando? Guardi, io le devo dire subito che in realtà dal Consiglio Superiore, che è un osservatorio privilegiato, quello che emerge è che indubbiamente la giustizia è in difficoltà. Ma c'è un grandissimo impegno da parte di moltissimi magistrati, da parte di molti avvocati e io sono qui, diciamo, negli uffici giudiziari di Campobasso, che dimostrano concretamente, come credo che anche l'incontro con la Commissione Antimafia recentemente attesti, l'impegno dei magistrati e degli avvocati
del distretto di Campobasso. Quindi è una giustizia che fa acqua, che però al tempo stesso ha risorse date, riesce a garantire un servizio a giustizia sicuramente dignitoso. Su questo si deve lavorare ancora molto. In questo contesto è chiaro che parlare di giustizia riparativa può sembrare una provocazione, ma il tema della giustizia riparativa non è né un tema da fra virgolette buonismo, né tantomeno è un tema che vuole eludere i veri problemi. È l'idea che la sanzione penale non abbia un senso se non ha un forte valore anche rieducativo, e per altro verso riconosce un ruolo centrale a un soggetto che è invece molto vilipeso nell'ambito del processo penale, che è la vittima del reato. Quindi la giustizia riparativa può diventare una leva per rimettere al centro la dignità della vittima e consentire in questo modo anche all'autore del reato, al colpevole, un percorso di recupero. Buon pomeriggio, gentili telespettatori. La scuola sempre più centrale nei programmi del governo, che vuole operare per migliorare le condizioni degli studenti, docenti e delle strutture scolastiche. A ribadirlo questa mattina la ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli in visita a Campobasso. Vediamo. Il Consiglio dei Ministri è favorevole a continuare il percorso di miglioramento dell'intero sistema scolastico nazionale, incentivando i docenti per stimolare il loro massimo impegno in direzione di una formazione sempre più attuale, ma anche mettendo alunni e studenti nelle condizioni migliori per essere, nel segno del futuro, cittadini sereni e soddisfatti delle loro esistenze, e facendo in modo di farli studiare in strutture sempre più sicure e davvero moderne. A ribadirlo, la ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli in visita ad alcune scuole di Campobasso. Felice di essere qua, ho mantenuto l'impegno anche se questa mattina alle 9.30 c'era il Consiglio dei Ministri, perché diciamo anche per scelta, quando hai un impegno soprattutto dentro le scuole per andare a vedere lo straordinario lavoro che viene fatto dalle docenti, dai docenti, da tutto il personale scolastico, anche dal personale amministrativo, ovviamente dalla dirigente regionale, per me è un punto fondamentale, perché vuol dire andare a toccare con mano quanta qualità didattica, qualità formativa c'è nelle scuole italiane, e di questo poco si racconta. Tutti noi dobbiamo rimettere al centro il valore sociale della funzione delle docenti, dei docenti, delle preside, dei responsabili tecnico-amici, tutte le persone che operano nella scuola. Perché? Intanto perché si opera per tutto il paese. Io, guardate, anche su questo non amo le divisioni partitiche, perché chi gioca sulla scuola da un punto di vista della divisione partitica non sta pensando al bene anche di se stesso, perché investire, costruire, dare sostegno alla scuola significa dare sostegno al futuro di una società. Non devono però essere solo parole, devono essere fatti, azioni, investimenti. Noi, devo dire onestamente, che negli ultimi 3 anni gli investimenti, che vuol dire, voi sapete, in una situazione di crisi, di difficoltà economica, aver scelto di investire economicamente, su che cosa? Non solo sulla trasformazione, e passo dopo passo dobbiamo arrivare davvero a eliminare tutto il precariato, passo dopo passo, lo ridico, però la linea deve essere questa e dobbiamo continuare ad andare avanti, perché le condizioni in cui si esercita una professione così importante sono decisive. Abbiamo investito in innovazione qualitativa della formazione dei docenti, perché se pensate alle nuove alle deleghe che abbiamo approvato al 7 di aprile, che quindi completano e attuano la parte, secondo me, più innovativa e qualificante della buona scuola, un percorso nuovo molto alto, molto qualificato per entrare nel mondo della scuola, vuol dire che tu devi avere anche un riconoscimento sociale molto forte e un riconoscimento economico. Le due cose devono stare insieme, quindi c'è il tema anche di non poter continuare ad avere un blocco dei rinnovi contrattuali di più di 8 anni. L'altra cosa che abbiamo fatto è che abbiamo investito moltissimo, non era mai successo prima, anche sull'edilizia scolastica. Ecco. So che tocco un tasto delicato, sì, qui, però se mi posso permettere,
guardate quanti investimenti sono stati fatti, quanti interventi sono stati fatti, e anche con la riattivazione dell'Osservatorio Nazionale, che non c'era da 20 anni e che abbiamo riattivato negli ultimi 2 anni, significa che in quel luogo, con le rappresentanze degli enti locali e delle regioni, lì si determinano le priorità condivise, quindi criteri e finanziamenti. A Termoli sono iniziati gli interventi di sistemazione del parco comunale di Via del Molinello. Circa 240.000 euro sono stati messi a disposizione dall'amministrazione di Palazzo Sant'Antonio. Con la potatura dei rami pericolanti degli alberi sono iniziati a Termoli gli interventi di riqualificazione del parco comunale, la sistemazione dei percorsi ciclabili e quelli per le passeggiate a piedi, lo sfalcio della vegetazione primaverile, la sostituzione della staccionata che delimita il percorso del torrente Rio Vivo, la messa in sicurezza del laghetto, la sistemazione dei campi da tennis all'aperto e la sostituzione del telo di copertura del campo al chiuso sono i passi successivi delle azioni che dovrà intraprendere l'impresa Molise Appalti di Guglionesi, la ditta che si è aggiudicata i lavori per poco meno di 240.000 euro e che dovrebbe terminare solo dopo la fine della bella stagione. Ci saranno da sostituire anche le giostre per i più piccoli, ormai deteriorate dall'incuria e dall'inciviltà delle persone, e ancora la riqualificazione degli spazi ad uso esclusivo per i cani, un progetto non eccessivamente dispendioso per l'amministrazione locale, con l'obiettivo di ridare decoro al polmone verde di Via del Molinello. Festa della primavera, l'Istituto Professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale Leopoldo Pilla di Campobasso, tra i numerosi stand anche quelli della Coldiretti e dei laboratori studenteschi. È una vera e propria occasione di serenità, con musica e tanto divertimento, questa festa della primavera organizzata dagli studenti, dai docenti e dalla dirigente scolastica dell'Istituto Professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale di Campobasso, dedicato a Leopoldo Pilla. Una scuola considerata Ragione, la più verde della città, dove gli studenti si occupano, tra le varie attività, di iniziative laboratoriali e che presentano le loro produzioni tra i vari stand con i prodotti locali di eccellenza e quelli proposti dalla campagna amica di Coldiretti. Presente anche il sindaco di Campobasso, Antonio Battista. La primavera è rinascita, è rimessa in discussione, quindi viva la primavera, viva le scuole. Qui, ovvio, in questo contesto, istituto agrario, istituto professionale, la primavera si nota di più, andiamo in termini proprio di stagioni, perché c'è la riscoperta, perché ci sono i germogli che ci danno questo segnale, però l'istituto agrario è una bella realtà della nostra scuola, campobassana e molisana. E direi che le manifestazioni di avvicinamento, anche di nuova promozione di questo istituto, siano manifestazioni ben inserite, ben fatte, ben condotte dalla dottoressa Rossella Gianfagna, e per le parti autogestite la maturità dei giovani, perché ci sono molte attività autogestite in modo egregio e professionale. Lo scrittore Domenico Meo ha presentato ad Agnone un volume sui canti popolari italiani e molisani, un percorso che tratteggia lo sviluppo degli studi dedicati alla poesia popolare. E scendendo nello specifico di questo che è il lavoro presentato questa sera, il volume di questa sera, come è articolato? Ma il volume è articolato in maniera molto semplice e lineare, così come mi piace fare, io amo molto le schede, mi piace lavorare con una certa precisione, quindi ho raccontato, ho trascritto, ho lavorato soprattutto a livello bibliografico con i canti popolari italiani dall'Ottocento ad oggi. Lo stesso ho fatto con il Molise, dove ho aggiunto però una discografia molto
consistente, perché ci sono opere fino a, diciamo, ad oggi, per cui mi è piaciuto portare all'attenzione di chi lo leggerà la discografia molisana. Dopodiché con Agnone invece, che era un po' il mio piatto forte, il mio paese, ho ripercorsa la storia che va dal 1871 con Casetti e Imbriani, la famosa baronessa di Carini arrivata, ecco, anche nelle nostre terre, e poi ho proseguito con Cremonese, che pubblicò sul Giambattista Basile tre canti importantissimi, quello della povera vedova, quello del maggio e il canto Tomma Bella Tamma, che ad Agnone si canta durante la mietitura, il canto di Conte Maggio e Verde Oliva. Dopodiché ci sono stati 50-60 anni di oscurità, fin quando siamo arrivati ai Cirese, a Eugenio, padre e figlio Alberto Mario, 1953-1957, ci sono due pubblicazioni con un numero incredibile di canti, però purtroppo anche lì l'assenza del sonoro, e questa è un'assenza, diciamo, importante, perché diventa poesia popolare. Poi ad Agnone bisogna apprezzare il grandissimo lavoro del 1970 di Michele Di Ciero, ci sono poesia religiosa, ci sono cantilene, filastrocche, e poi arriviamo a quello che ho fatto io, cioè ho cercato di registrare e di individuare e quindi di mettere su supporto quello che le nostre contadine, le nostre artigiane cantavano. Lì ci sono, cioè sul CD ci sono registrate 102 canti, ogni cantante alla sua cartella, tutto numerato, e può essere, me lo auguro, un patrimonio che ho cercato di riportare in auge, un patrimonio per le future generazioni, per lavori seri di musicisti che lo vogliono fare, e lo vogliono fare in maniera professionale. E ecco, guardando al futuro, quali sono invece i progetti in cantiere per il futuro? Ma per il futuro adesso è un po' prematuro, io già ho dei lavori avviati, però non è che dipendono moltissimo da me, però riguardano soprattutto il dialetto, lo dico con spontaneità, cioè sono praticamente i proverbi che non finiscono mai, poi la grammatica, che per cui sto collaborando con l'Università di Zurigo e con il noto professore linguista Michele Loporcaro, e poi non lo so, se la pazzia mi continua, potrei riprendere, rimpugnare il vocabolario, perché devo apportare delle modifiche rispetto a quanto è avvenuto nel 2003, perché ci sono state, il contatto con i linguisti di Zurigo mi ha fatto scoprire nuove cose che dovrei apportare al mio vocabolario. Il gioco d'azzardo in Italia ha raggiunto dimensioni tanto preoccupanti quanto industriali. Solo lo scorso anno i giocatori più accaniti hanno perso una cifra pari a 18 miliardi di euro. Daniele Poto, l'argomento di cui si parla è un argomento estremamente importante. A caso c'è il suo intervento, quello del sostituto procuratore della Repubblica e quello di un esperto, ma in Italia quanto è esteso? È un fenomeno molto preoccupante. Nel 2016 gli italiani hanno puntato sull'azzardo, quindi rimettendoci dei soldi sonanti, 95 miliardi. 18 miliardi la cifra persa dagli italiani, 10 miliardi la cifra guadagnata dallo Stato. Purtroppo in questa dimensione della filiera il ruolo dello Stato è quello del biscazziere. È una parola brutta, è un accoppiamento strano, brutto, suona male, però lo Stato è biscazziere. Per definizione il biscazziere tiene il banco e vince sempre, vince alle spese della salute degli italiani, nonostante che la Costituzione abbia un articolo in cui la salute degli italiani dovrebbe essere tutelata e difesa. Eppure nel Settecento questo fenomeno era altamente agevolato, perché permetteva un incremento nelle casse all'epoca dei regnanti. Beh, non era un gioco di dimensione industriale e c'era una notevole opposizione soprattutto nell'Ottocento verso il lotto praticato dallo Stato Pontificio. Io ricordo un popolano romano, poi protagonista della Repubblica Romana, Cicero Accio, che si batteva fortemente dal basso della propria ignoranza ma della propria intuizione contro il lotto, che rovinava le famiglie e le persone già allora, parliamo di due secoli fa.
Ecco, un altro aspetto di questa, diciamo, piaga, le cosiddette macchinette mangia soldi e praticamente anche mangia patrimoni. Sì, è l'elemento più preoccupante del sistema, perché del fatturato il 55% viene dalle macchinette, diciamo macchinette intendendo le news lottery, le videolottery ben più pericolose. Un italiano perde a una singola videolottery, facciamo calcoli medi, 70.000 euro all'anno. Una videolottery è una potenza di impatto, di accumulo denaro 7-8 volte pari a una news lot. Nessun paese al mondo ha un rapporto così forte, così pervasivo tra il numero degli abitanti, 61 milioni, e il numero delle macchinette, che sono 450.000. Abbiamo una macchinetta ogni 150 abitanti. Credo che tutti gli italiani sarebbero contenti di avere questo rapporto per la disponibilità dei posti letto in ospedale. Cambiamo ancora argomento. Nel centro storico di Larino, in via Cluenzio 7, il movimento politico-culturale La Rinascita ha inaugurato la nuova sede. In occasione dell'apertura i soci si sono soffermati sulla difficile situazione politica in ambito locale e alla regione Molise. Vediamo. L'amministrazione Nota d'Angelo fino ad oggi, insomma, ha peccato per tanti aspetti di superficialità, purtroppo anche a livello di finanziamenti siamo talvolta troppo carenti, la programmazione creata per il futuro e per i prossimi anni è decisamente molto carente. Il Movimento La Rinascita appunto vuole ripartire da quella che è una desertificazione del coinvolgimento della collettività, cercando di ricostruire appunto e di riporre le basi per un futuro programmatico, un futuro possibile. Un futuro volto alla concretezza, senza troppi voli pirandarici rispetto ai programmi elettoralistici, un 4-5 punti che puntano a quelle che sono le peculiarità di questo territorio. È inutile che si continua a paventare chiusure e cercare inevitabilmente soluzioni attraverso l'arrivo di X azienda di soluzioni sanitarie che poi risultano essere solo palliativi. Ad oggi vi è necessità di riprogrammare effettivamente questo territorio puntando a quelle che sono le risorse che questo territorio ha. Faccio riferimento a quelle che sono le risorse agricole, le risorse, diciamo, turistiche, una riorganizzazione culturale con tutto il patrimonio storico artistico che andrebbe rigenerato e riqualificato proprio per avere uno spunto, uno sviluppo economico in quel settore, evitando che ci possano essere, diciamo, un continuo spopolamento di questo territorio. Dalla giunta frattura, insomma, siamo rimasti estremamente delusi, non ultima le novità in merito al Vietri. Basti pensare che non è punto di riferimento, non è centro di riferimento neppure per quello che è il discorso delle RSA. A giorni si leggevano, giorni fa si leggevano nelle tabelle che comuni dell'Interland Larinese, faccio riferimento, che ne so, a Colle Torto, a Palata, comuni anche più piccoli rispetto a quello frentano, hanno quasi più posti letto del comune dell'ospedale di Larino. In generale, a livello programmatico, a livello sociale, a livello di piani di sviluppo di lavoro per quest'area, il presidente Frattura non ha compiuto quello che effettivamente intendeva mettere in atto nel corso della campagna elettorale. La delusione è viva, si auspica una partecipazione innanzitutto cercando di trovare sbocchi per questo territorio, e con questo il Movimento La Rinascita spinge innanzitutto l'elettorato, il panorama politico locale a spingersi su una riflessione fondamentale. Noi non possiamo permetterci alla prossima tornata elettorale una prolificazione di candidati che porterà ancora una volta un deficit di rappresentanza per questo territorio. Tutto il panorama politico dovrebbe riflettere sull'importanza di una sintesi. Avere troppi candidati larinesi porterebbe a una deframmentazione del voto che non eleggerebbe nessuno, e questo deficit, questo gap di rappresentanza ha prodotto per l'area frentana, ma l'area basso molisana in toto, uno spopolamento al quale bisogna inevitabilmente mettere fine. Ed è questa la nostra ultima notizia. Grazie per essere rimasti con noi. Buon fine settimana.